Signore. Tue sono le laude, la gloria e l'onore, e donna e benedizione. Ad te solo, Altissimo, se confano. Et null'uomo è ne digno tementovare. Laudato sì, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente me sovra frate sole, lo quale giorno e t'allumini noi per lui. Ed ello è bello e radiante con grande splendore. De te, Altissimo, porta significazione. Laudato sì, mi Signore, persona luna e le stelle, in cielo l'hai formate clarite ed preziose ed belle. Laudato sì, mi Signore, per frate vento, ed per aereo ed nubilo ed sereno ed ogni tempo, per lo quale alle tue creature dai sostentamento. Laudato sì, mi Signore, per sor'acqua, la quale è molto utile ed umile ed preziosa ed casta. Laudato sì, mi Signore, per frate fuoco, per lo quale innallumini la notte. Ed ello è bello ed giocondo ed robustoso ed forte. Laudato sì, mi Signore, per sola nostra madre terra, la quale ne sostenta ed governa ed produce diversi frutti con coloriti flori ed erba. Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore ed sostengono infirmitate e tribolazione. Beati quelli che sosterranno in pace, che da te, Altissimo, siano incoronati. Laudato sì, mi Signore, persona nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali. Beati quelli che troverà nelle tue santissime volontati, che la morte seconda non farà male. Laudate ed benedicetevi, Signore, ed ringraziate, e serviateli con grande umilitate.
scritto e musicato dal compositore liturgico virto-borghese Nikolai Kedov. Nel testo biblico Matteo ci insegna: ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo, che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Il Padre nostro è la preghiera più conosciuta della cristianità ed è quella che incontriamo nelle più svariate traduzioni. Ve la presentiamo in lingua russa. Seguirà l'Ave Verum Corpus di Wolfgang Amadeus Mozart, fatto risalire ad una poesia in latino del XIV secolo. Il testo è un vero e proprio inno al corpo di Gesù. Ave, ovvero corpo, nato da Maria Vergine, che veramente patì e fu immolato sulla croce per l'uomo, dal cui fianco squarciato sgorgarono acqua e sangue. Fa che noi possiamo gustarti nella prova suprema della morte. O Gesù dolce, o Gesù Pio, o Gesù figlio di Maria, pietà di me. Amen. Utilizzato nel sacramento dell'Eucaristia, l'Ave Verum Corpus è stato composto da numerosi musicisti, ma celeberrima rimane la versione di Wolfgang Amadeus Mozart. La Vergine degli Angeli è l'inno religioso che chiude l'atto secondo della Forza del Destino di Giuseppe Verdi. L'inno è ambientato nella chiesa della Madonna degli Angeli, presso Tracelos. La storia ci racconta che il maestro Verdi spesso si recava a pregare presso un altare minore della Basilica di Corte Maggiore. Su questo altare campeggiava un enorme dipinto del pittore Francesco Scaramuzza, intitolato La Resurrezione di Maria, in cui è rappresentata la Vergine portata in cielo da una folta schiera di angeli. Tradizione vuole che sia stata proprio questa magnifica tela ad ispirare al compositore la celebre opera dell'aria. Il maestro Filippo Pianani.
quotidianale assai recente, composta dal jurista russo Vladimir Vavilov intorno al 1970, che la registrò e pubblicò per primo nel 1972 per l'etichetta russa Melodia, attribuendola ad un autore anonimo. Si ritiene che dopo la morte di Vavilov sia stato l'organista Mark Shakin ad assegnare la composizione a Giulio Caccini. I Stand Amazed è un gospel di Charles Hutchinson Gabriel, compositore statunitense, nato nella Iowa nel 1856. Imparò musica da autodidatta, suonando l'organo a canne nella sua casa e diventando uno dei più prolifici compositori di canzoni gospel del suo tempo. White Christmas, Bianco Natale, è una canzone scritta da Irving Berlin nel 1942. Stando alle cronache, la mattina dopo aver portato a termine la canzone, l'autore corse al suo ufficio e disse alla segretaria: «Prendi la penna, prendi appunti su questa canzone. Ho appena scritto la mia migliore canzone, diavolo, la migliore canzone che chiunque abbia mai scritto». In realtà, lanciata dal grande Bill Crosby, la canzone vinse l'Oscar nel 1943 ed ebbe innumerevoli versioni, tanto da essere, con 50 milioni di copie, il singolo discografico più venduto della storia. Thank you.
Jones Francis Wade, che trascrisse materialmente il testo e la melodia da un tema popolare irlandese del XVIII secolo per un coro cattolico di Douai, cittadina nel nord della Francia, a quel tempo importante centro di riferimento e di rifugio per i cattolici perseguitati dai protestanti nelle isole britanniche. Silent Night, il cui titolo originale è Stille Nacht, è un popolare canto natalizio, composto nel 1818 da Franz Xaver Gruber, sul testo di Joseph Moore. È stato eseguito per la prima volta la vigilia di Natale del 1818 presso la chiesa parrocchiale di San Nicola a Oberndorf, un villaggio sul fiume Salak, in Austria. Nel 1859 il prete episcopale John Freeman Young scrisse e pubblicò la tradizione in inglese, che è quella più frequentemente oggi cantata. Thank you.
Thank you.
abbondanza. Vi si raccontava infatti che una rondine volava dentro ad una vecchia casa cantando la ricchezza che sarebbe arrivata in primavera. Peter Wilowski nel 1936 riprese il canto e compose un nuovo testo in cui tutte le campane del mondo suonavano per la nascita di Gesù. Adiemus è il titolo di apertura del primo album della serie Song of Sanctuary di Carl Jenkins. La prima esecuzione assoluta dal vivo delle Song of Sanctuary, classificate come musica New Age, è avvenuta al Teatro Carlo Coccia di Novara, il 30 maggio 1998, per opera dell'orchestra Carlo Coccia e dei cori di voci bianche Arcobaleno e Novaria, diretti da Paolo Beretta. L'esecuzione ha visto la partecipazione di più cori, proprio per riprodurre l'effetto tribale voluto dal compositore. Thank you.
to the World è un canto natalizio tradizionale composto nel 1719 da Isaac Watts, che riadattò un salmo della Bibbia su del Davide. La melodia, basata sul Messia di Friedrich Händel, è stata poi arrangiata nel 1836 da Lowell Mason. La gioia a cui fa riferimento il titolo non è quella per l'arrivo del Messia, come suggerirebbe il contesto dei canti natalizi, bensì quella della parusia, il ritorno trionfale di Gesù alla fine dei tempi. L'augurio di un felice Natale a tutti voi, alla comunità francescana e ancora un ringraziamento al General Manager Daniele Bonacci e a Padre Giuseppe Magrini, direttore della cappella musicale della Basilica Papale di Assisi, che ci hanno fatto vivere un'esperienza che rimarrà indelebile nei nostri cuori.